una volta i protagonisti della filiera, dai sindacati agli operatori, sono qua questa giornata voluta da Stel. Qual è il significato ogni anno di riunire tutti i protagonisti del mondo delle telecomunicazioni? Abbiamo voluto consegnare al Paese un appello, connessi per l'Italia, lavorare insieme, collaborare congiuntamente per dotare questo Paese di un'infrastruttura di nuova generazione e soprattutto di servizi digitali. Questa è la sfida che stiamo portando avanti e la stiamo portando avanti investendo sulle competenze con le nostre persone e con tutti quelli che saranno i ragazzi e le ragazze che verranno a lavorare nella nostra filiera. La politica ha risposto presente. Ha risposto presente e devo dire che tra l'altro in questi mesi, io l'ho detto nel mio intervento, abbiamo lavorato molto con tutte le strutture dei vari ministeri, ad esempio grazie a questo si è avuto la pubblicazione del decreto del Fondo di Solidarietà di Settore, è stato anticipato dal Ministro Urso l'intervento sui limiti elettromagnetici, stiamo lavorando per far accadere le cose. Sì, perché è un momento indubbiamente non facile per la filiera delle telecomunicazioni, ma è tanto vero che l'essere come sempre proiettati nel futuro ci ha fatto vedere numerose strade che in parte si sono state già avviate e in parte si compieranno. Vogliamo che le telecomunicazioni diventino, oltre che il sistema di reti più articolato e diffuso al mondo, anche la piattaforma digitale su cui tutti possano fruire di ogni tipo di servizi, siano esse persone, imprese o strutture della pubblica amministrazione. Giornate come quelle odierne sono importanti per parlare del futuro, ovviamente comprendendo la parte sindacale e quindi comprendendo le esigenze di un sistema che sta cambiando, e quindi nel cambiamento del sistema dobbiamo tener conto di tutte quante le persone che abbiamo nel mondo delle TLC. Abbiamo la necessità di fare riqualificazione professionale, abbiamo la necessità di fare formazione permanente, abbiamo necessità di creare nuove competenze. Questo significa ovviamente saper parlare anche ai giovani e saper avvicinare il nuovo mondo che sarà necessario per quanto riguarda la transizione digitale. Chiaro che questo lo si fa collaborando tutti quanti insieme, quindi il mio auspicio è che il tutto passi attraverso una forma di collaborazione differente rispetto al passato, che non veda sempre soltanto le lotte fratricide che abbiamo visto qua tra le aziende, ma che veda un prodotto differente e che soprattutto si possa collaborare insieme anche con le istituzioni pubbliche, che sono fondamentali per dare sostegno e gambe a quello che stiamo provando a fare.